E adesso apriamo la nostra consueta finestra all'esterno della redazione. Siamo a Francavilla al Mare, vedete Paolo Renzetti in compagnia dei suoi ospiti. A Francavilla questa mattina è stato presentato il calendario delle manifestazioni estive, un calendario particolare chiaramente, ce lo racconteranno i protagonisti, caratterizzato dalle misure anticontagio. Insomma, raccontaci quanto è successo stamattina Paolo, buon pomeriggio a te e ai tuoi ospiti. Forse Paolo Renzetti non mi sente, non mi ascolta in questo momento. Vediamo se riusciamo a recuperare il collegamento audio. Paolo, mi senti? Ci siamo, Alfredo. Ci siamo, Alfredo. Eccoci qui. Linea a te. Perfetto, buongiorno, un saluto a te e ai nostri telespettatori. Siamo a Francavilla al Mare per parlare dell'estate francavillese, dei tanti eventi che l'amministrazione comunale di Francavilla al Mare ha allestito, nonostante ovviamente tutte le problematiche legate al Covid-19, all'emergenza sanitaria per quest'estate che ormai ha preso il via. Ma parleremo, e vedete alle mie spalle questo Safe Gate, anche di questa importante novità che è stata presentata proprio questa mattina a Francavilla e che riguarderà proprio gli eventi di Francavilla al Mare, questa iniziativa che è stata curata dall'amministrazione comunale di Francavilla con la Smart Project di Pescara. Allora io presento subito i nostri graditi ospiti che sono Luisa Russo, assessore al commercio del comune di Francavilla e anche al demanio. Buongiorno assessore. E poi a proposito del Safe Gate, Davide Catalano che è il titolare della Smart Project di Pescara. Buongiorno, grazie. Tra poco parleremo perché c'è anche un po' di curiosità per spiegare come funziona questo Safe Gate. Parleremo proprio della vostra ultima, del vostro ultimo ritrovato. Allora assessore, iniziamo con quella che è l'attualità, i tanti eventi che ci saranno quest'estate a Francavilla al Mare, ovviamente un calendario che è stato rimodulato alla luce dell'emergenza sanitaria. Questa mattina la presentazione di questo cartellone comunque ricco. Sì, cartellone ricco e ovviamente questa amministrazione ha deciso di sostenere l'economia del territorio che si basa fondamentalmente su un'economia che si sviluppa nella stagione estiva e quindi ha deciso ugualmente, nonostante le difficoltà dell'emergenza sanitaria, di organizzare un programma di manifestazioni estive e siamo riusciti a contemperare le esigenze del rispetto delle norme sanitarie con la necessità di mandare avanti comunque la stagione estiva e insieme alle associazioni presenti sul territorio abbiamo buttato giù un programma veramente interessante, sicuramente diverso da quello degli altri anni. Abbiamo dovuto rinunciare ad alcune manifestazioni che erano diventate tradizione della nostra estate, quali a partire dalla primavera la fiera di fiori e fragole che era un grande aiuto per i nostri agricoltori, e il rosso ma non troppo che era anche un altro aiuto per gli agricoltori. Abbiamo rinunciato ai grandi concerti che ormai caratterizzavano le nostre stagioni, ma abbiamo fatto un calendario ricchissimo e interessante. Abbiamo conservato comunque ormai alcuni eventi di tradizione come Filosofia a Mare, il Festival Blue Bar e tante altre manifestazioni che troverete sull'opuscolo, e il teatro dialettale anche grazie alle associazioni presenti sul territorio. Anche i commercianti hanno dato un loro grandissimo aiuto organizzando delle serate interessanti. Nella zona centrale di Francavilla sin da oggi si partirà con la filodiffusione tutte le sere che sarà dedicata ad artisti diversi per ogni serata, quindi con musica a tema si potrà quindi godere di aperitivi, cene nei locali presenti con negozi aperti anche nelle orari serali. L'associazione commercianti Astarope, Nuova Astarope della zona appunto della Astarope pure ha organizzato mercatini e comunque organizzerà eventi nelle singole attività sempre da noi sostenute. Abbiamo ascoltato tra l'altro questa mattina, diciamo a beneficio dei nostri telespettatori, c'è stata la conferenza stampa proprio per la presentazione degli eventi. Abbiamo ascoltato, abbiamo portato ai nostri microfoni il primo cittadino di Francavilla al Mare, Antonio Luciani. Se la regia è pronta, assessore, possiamo andare ad ascoltare il sindaco e poi torneremo qui in diretta. Certamente.
Sicuramente sarà un'estate diversa da quella che avevamo nelle nostre menti e nei nostri sogni. Poi c'è stata la pandemia, come voi tutti sapete, quindi un'estate particolare. Questo non significa che non sarà una bellissima estate, quindi presentiamo un calendario di tutto rispetto che tiene ben a mente quella che è la sicurezza dei cittadini. Quindi gli eventi che avvengono praticamente con pubblico numeroso, sarà comunque un pubblico che dovrà prenotare l'evento, che sarà distanziato appositamente con le normative anti-Covid, e quindi un'estate da vivere in sicurezza a Francavilla al Mare. Eventi che ci saranno sia nella zona bassa della città, dunque lungo la riviera, ma anche nella zona alta. Sì, tentiamo di fare eventi in tutte le parti della città, ovviamente in maniera un po' più ridotta quest'anno. Diciamo che i classici concerti di piazza, che non si potranno tenere come li conosciamo a Francavilla, verranno sostituiti da eventi enogastronomici, e quindi abbiamo pensato di favorire una maggiore partecipazione con il distanziamento, facendo in modo che le persone possano percorrere i viali cittadini e le zone varie della città. Dunque queste le parole del primo cittadino di Francavilla al Mare, Antonio Luciani. Io Paolo, prima di tornare da te, volevo che l'assessore mi togliesse subito una curiosità: che cosa accadrà nelle tradizionali feste di metà agosto, e soprattutto mi è sembrato di capire dal calendario che non ci saranno, e immaginiamo la ragione, i tradizionali fuochi a mare. No, su questo diciamo che stiamo ancora ragionando, perché dopo il 31 luglio le norme sul distanziamento dovrebbero cambiare, quindi siamo in attesa delle nuove normative, ma siamo convinti che proprio i fuochi a mare rappresentino una manifestazione che possa garantire il distanziamento, perché possono essere visti da ogni parte del territorio, dalla collina e su tutta la costa del nostro territorio, che è lunga 7 chilometri. Quindi ci stiamo già organizzando per richiedere le autorizzazioni e per portare avanti tutte le richieste per poterli fare. No, appena ci saranno le nuove normative decideremo, però contiamo di organizzare anche questa importantissima manifestazione. In ogni caso abbiamo organizzato per le feste patronali di Sant'Alfonso e di San Franco due grandi eventi enogastronomici in luogo dei grandi concerti che quest'anno non abbiamo potuto organizzare, quindi saranno eventi enogastronomici con personaggi in costume. Quindi nella zona a Staropes ci sarà un light festival improntato sulle luci e con appunto grandi spazi per consumare cibo e bevande. Stessa cosa accadrà nella zona del litorale francavillese, Piazza Sirena, fino a salire su al arrivare al convento Michetti. Quindi la tradizionale manifestazione del Cenacolo verrà anticipata nelle giornate delle feste di San Franco e verrà organizzata estesa su tutto il territorio, zona della costa fino ad arrivare in collina. Assessore, ci saranno due concerti grandi comunque, sono quelli di Allevi e Gualazzi a fine agosto. Sì, 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 ci saranno queste manifestazioni a Levi e adesso in questo momento non Rafa ricordo, comunque dovrebbe esserci, sì, anche saranno su prenotazione nella Love Arena che è stata organizzata con posti distanziati, prenotazione, e per accedere alla Love Arena occorrerà passare. E la domanda infatti che giro a Paolo, insomma, allora svegliamo che cos'è l'attrezzo alle tue spalle, Paolo. Esatto, io per questo vorrei coinvolgere ovviamente la persona direttamente interessata a tutto questo, Davide Catalano, dicevamo in apertura del nostro collegamento, titolare della Smart Project, azienda di Pescara che ha ideato questo Safe Gate. Dottor Catalano, vogliamo spiegare che cos'è, come funziona, e possiamo vedere proprio perché è in funzione, tra l'altro come possono vedere anche i nostri telespettatori, qual è l'obiettivo, insomma la funzione, e chiedo scusa per il gioco di parole, di questo Safe Gate. Paolo, fai da cavia, Paolo. Secondo le direttive dell'Istituto Superiore di Sanità e del Governo, è una delle misure per contenere la diffusione del coronavirus. Noi, oltre che igienizzare i locali quando abbiamo riaperto l'attività, abbiamo l'obbligo e la responsabilità di
proteggere i nostri dipendenti, proteggere i nostri clienti e i nostri fornitori. Quindi c'era un clima di timore, di paura, di insicurezza, la gente era scettica, ti do la mano, ti saluto, conservo la mascherina. Allora abbiamo sanificato l'azienda, ma ci siamo resi conto che non era sufficiente. Quindi abbiamo pensato di igienizzare continuamente l'ingresso dell'azienda, quindi tutte le persone che ci venivano a trovare e attraversavano questo tunnel, quindi in maniera semplice. Possiamo anche farlo vedere, sì, proprio in diretta. Questo sì, è un computer per misurare la temperatura. Assolutamente. Ci si mette qui davanti. Misura la sua temperatura. La temperatura, una volta che c'è l'ok, si può... è sotto a 37,5 in questo momento, lei poi si fa un giro sotto a questo nebulizzatore. E praticamente virtualmente tutto quello che ha addosso. Sono uscito sanificato. Ma sicuramente male non le ha fatto. Ora, come, non, ripeto, non è che noi vogliamo curare, certo, il coronavirus, certo. O simili pandemie che forse dicono che ritorneranno, però è un contributo per dare una mano. C'è del perossido di idrogeno, la comune acqua ossigenata, c'è dell'aloe, c'è dell'acido lattico, tutti ingredienti naturali tra i meno aggressivi sul corpo umano e tra i più pericolosi invece per i virus. Quindi infatti lo slogan che abbiamo comunicato: senza pietà sui virus e gentile sulla, come l'Abruzzo, Abruzzo forte e gentile. Tra l'altro volevo tra l'altro aggiungere che voi avete avuto già diverse richieste per quanto riguarda il mondo della scuola. Abbiamo avuto il mondo tantissime... della scuola, perché probabilmente a settembre a scuola i ragazzi troveranno un safe gate prima di entrare. In Cina soluzioni simili sono svolte singolarmente dalle persone. C'è una persona che spruzza, una persona che misura la temperatura, una persona che cambia la mascherina. Noi abbiamo integrato tutto, da italiani siamo stati abbastanza geniali, abbiamo fatto un tunnel in cui uno contemporanea misura la temperatura, sanifica e anche le suole delle scarpe, quindi praticamente in pochi minuti, cioè, possono entrare comodamente tutti quanti a scuola come grazie all'assessore. Tra l'altro chiedo scusa per se la interrompo, l'amministrazione comunale di Francavilla, il comune di Francavilla è il primo ente pubblico che utilizza questo. E bisogna darne atto, cioè gliel'abbiamo appena spiegato, l'abbiamo spiegato anche a tanti altri enti che stanno ancora riflettendo, loro hanno colto al balzo questa opportunità e noi siamo stati ben lieti di mettergli a disposizione questa soluzione. Quindi una collaborazione tra la vostra azienda e il Comune di Francavilla destinata a durare anche nel tempo per prossime iniziative? Sicuramente sono persone in gamba, io non sono un politico ma sono persone in gamba. Assessore, prima di chiudere, non so se Alfredo ha qualche curiosità, qualche Paolo, domanda da studio proprio sul... Volevo capire, questi apparati saranno installati, credo, all'ingresso ad esempio dell'arena dove si svolgono i concerti, giusto? Sì, sicuramente sì, Filosofia a Mare, i concerti, laddove è prevista l'organizzazione di eventi con rispetto del distanziamento e con le sedute, troveremo questi safe gate che rispondono proprio al nostro slogan: quest'anno sicuro a Francavilla, sicuro perché a Francavilla si garantiscono le manifestazioni estive, una bella estate, ma in sicurezza nel rispetto di tutte le norme sanitarie. Quindi rappresenta veramente un elemento che corrisponde al nostro slogan. Paolo, ci sono dati da fare anche i balneatori con tanti altri eventi che insomma troverete sull'opuscolo. In pochi minuti non è possibile raccontare tutto quello che siamo riusciti a mettere su con l'aiuto di tutto il territorio. Paolo, puoi chiudere il collegamento? Sì, dunque abbiamo ascoltato dall'assessore Luisa Russo quella che sarà l'estate francavillese, abbiamo visto anche questa bella novità che poi novità probabilmente da qui a qualche settimana non sarà neanche più. Non so se voleva aggiungere qualcosa prima di chiudere il dottor Davide Catalano, al microfono però. Con piacere possiamo dire che in Abruzzo questo progetto è nato 3 mesi fa e adesso l'adotta anche Putin. Se uno vuole visitare Putin deve attraversare un tunnel di sanificazione e questo è diventato, sembra che la Russia chissà che ha inventato, gli italiani l'hanno fatto 3 o 4 mesi prima. E così, e dunque grazie a Luisa Russo, assessore al commercio e al demanio del comune di Francavilla al Mare, grazie a Davide Catalano della Smart Project Pescara che ci ha mostrato questo safe gate che sarà utilizzato proprio nel corso dell'estate francavillese, grazie a Loris Bennato per l'assistenza tecnica. Da Francavilla è tutto, linea a te Alfredo.